Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Buongiorno da Orlando Ferraris in studio per questa edizione delle notizie. La regina Elisabetta è morta all'età di 96 anni. Carlo è il nuovo re, Carlo III. Addio alla sovrana che ha regnato per 70 anni, amata in tutto il mondo. Il figlio Carlo diventa così il nuovo re, Camilla la regina consorte. Accanto a Elisabetta II, nelle ultime ore a Balmoral, in Scozia, tutta la famiglia, i figli e i nipoti. Nei prossimi giorni la salma dovrebbe essere trasferita a Edimburgo, dove sarà esposta per 24 ore. Bandiera mezz'asta Buckingham Palace e migliaia i messaggi di cordoglio. Unione Europea, decisione price cap, la proposta di introdurre un tetto al prezzo del gas proveniente dal gasdotto russo non verrà discussa domani dai ministri europei dell'energia, la decisione dovrà in ogni caso essere assunta a livello dei leader dell'Unione Europea. Nel corso della riunione del Consiglio dei Ministri, il Premier Draghi ha rivolto l'invito ai ministri a preparare un ordinato passaggio di consegne, un passaggio di consegne volto a fornire al nuovo governo un quadro organico delle attività in corso, degli adempimenti e delle scadenze ravvicinate, con l'obiettivo di trasmettere tutte le informazioni utili al pronto esercizio delle proprie funzioni. Allarme artigianato, a rischio 881.000 imprese, si teme per 3,5 milioni di posti di lavoro. Intanto la banca centrale rialza i tassi dello 0,75, il tasso principale sale a 1,25. Il presidente turco Erdogan ha annunciato l'arresto di uno dei leader del gruppo terroristico dello Stato Islamico, Bashar Kattab Ghazal al-Sumaidai. E in Germania un uomo armato di coltello ha ferito due persone ad Aschbach, nella città della Germania meridionale, prima di essere colpito a morte dalla polizia che sta indagando su un possibile contesto islamista o terroristico. Il trentenne ha aggredito anche diversi passanti con almeno un coltello. E chiudiamo con lo sport, Coppe Europee, KO della Roma che perde con il Logodorez, pari invece della Fiorentina, bene la Lazio con il Feyenoord finisce 4-2. Con questo è tutto, grazie per averci seguito, parte tecnica curata da Rosario Perez. Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Zip News.